i signori, buonasera a tutti quanti. Eccoci con i DM stasera che giocano a FF2L. La loro seconda week in Div 4. Quindi un ottimo momento per dimostrare che vale la loro Div oppure no. Vediamo un po'. Questa sera giocano un po' di... Giocano Gravepit con un po' di giocatori, diciamo, ma di solito il roster è quello di TF2L, un po' diverso da UDC con me. Commenta c'è... Frilla e il suo cane. Buonasera. Il mio cane non è presente adesso, un po' si farà sentire. E con noi commenterà anche Axel che sta giocando a CSGO. Ecco qua. E con noi ci sarà anche Fobia che sta mangiando. Non si sente. E sta mangiando. Hai tenuto lo scherzo. Sono tutti ridendo quelli che ci stanno vedendo. Ciao a tutti quanti. Non siete. Allora, vediamo un po' chi gioca di DTM. Abbiamo So Far Away Scout, R22 farà l'ingegnere. Povero ingegnere, toccherà sempre lui fare R22 l'ingegnere. Dio, sti ingegneri. Akira farà Piro. Calumax farà spia, anche se sta facendo il cecchino con AWP. Pensa di essere su CSGO sulla mappa Dust 2, ma siamo su Gravepit. Pensa al suo doppio AK, ancora per... Sì, fa due AK. Pensa che deve mano. Rankare, invece no, non siamo su CSGO. Poi abbiamo Kit Carson che fa il demo in sostituzione di Tormento, che starà giocando a Football Manager. Poi abbiamo Sauron Soldier, Rivda, il medico, Faddy, il cecchino, anche lui appassionato di CSGO, e Linus che per ultimo facendo il grosso. Gli altri sono i Super Monkey, Madonna di Dio, Mafia e qualcosa che sta in mezzo, e praticamente li abbiamo anche già contratti questi qua. Come team GFM ci abbiamo già giocato, mi pare che non sia andata molto bene, però la memoria vediamo potrebbe ingannarmi. Vediamo se DTM, vediamo DTM come si comporta, se ci vendicano. Vedo che ci sono tre persone che sono amiche di là, quindi molto probabilmente qualcuno è rimasto del team originale con cui abbiamo giocato tempo fa. Intanto qua si stanno preparando molto lentamente a far partire tutto quanto. Ricordiamo che la mappa Gravepit viene giocata in modalità bassa, si fanno praticamente due round, un attacco difesa e un altro attacco difesa. In caso di pareggio si dovrà procedere a un ulteriore round o iniziano. Vediamo un po' come si dispongono questi DTM in difesa. Ricordiamo che questa mappa è principalmente la difesa su B è quella più efficace, e su A, ok, si demandano un paio di classi giusto per fermare un attimo l'avanzata, poi più è o giusto meno per sacrificare quelle due classi. Sì, qua ovviamente come ad ogni round di attacco difesa l'ingegnere ha bisogno delle armi per costruire molto velocemente la propria costruzione, sentry e quant'altro. Yeah. Vediamo chi va in A. Troppo oggi non ci sarà Lello Cam perché non c'è Lello. Lello starà ancora festeggiando la sua laurea, quindi complimenti a lui. Mission begins in 10 seconds. Il Lello. Anzi, starà facendo un bel emporium su Minecraft, e starà anche il sito di Minecraft. 2, 1. Vediamo un po' come attaccano questi signori, penso si dividano. Andiamo un attimo in camera libera a vedere come si andranno a disporre in attacco. Vedo che mandano lo scout in A mentre la combo rimane, anzi stanno per uscire in B senza medico, però ovviamente questa è una tattica di prevenzione del medico, cioè nel senso finché non si scappa il medico attaccante non esce. Vediamo se riesce a farsi il cecchino lasciare, se lo fa. A ovviamente viene lasciato perdere e praticamente viene accappato in poco più di un minuto, poco meno, siamo lì, 46 secondi.
Adesso inquadriamo la spia avversaria che molto probabilmente aspetterà la combo che arriverà. Ha un bel 5 HP, quindi può fare poco questa spia qua, però se viene distratta, cioè, se fa un'ottima distrazione, è grasso che cola. Adesso devono però andare ad attaccare gli avversari. Il punto B è leggermente coperto. Stanno proteggendo abbastanza bene, anche perché subito prima sono jumpati il demo e il soldier a distruggere il teleport che è sopra la casa del DB, ma non ce l'hanno fatta e il teleport è ancora on, tutto up, così tutto, sì, purtroppo tutto funzionante, sì, tranne adesso che il soldier è salito sopra, si è fatto la demo. Però infatti ecco, è riuscito a appena bloccarlo. L'ho detto, hanno distrutto il teleport. Il teleport è sopra. Era il posto da sentry di 2 mm alla Stargate. Vediamo, la spia è ancora qua che sta aspettando l'attacco dei suoi compagni. Attenzione, arrivano, si è disguato e muore. Okay. Nessun problema per il DM a tenere questa spia che ha attaccato. Il che sta sponchillando. Il demo sponchillava e so far away, infatti è morto, sta tornando adesso. Perché è stata data sul tetto a difendere. L'ingegnere stava per costruire la sentry proprio sul palchetto di C, è stato fermato. E quindi i DTM possono ancora tenere il punto in modo agevole, deve solo scortare molto probabilmente R che è il respawn, però vedo che al punto C ci sono già gli altri che stanno attaccando, sì. E bloccano respawn. Ma spesso succede, quasi sempre succede, passano da dietro, comunque non è ancora pronto per nessuno dei due team. Qua è molto un lavoro di cecchino spia e scout a distrarre e fare i più danni. Vediamo Calvin, infatti, che sta cercando di dare un colpo basso al medico avversario, non riesce a saltare quel cubo e quindi desiste e va via. Arrivano in Uber, però intanto in C, in B. Vedo troppo, medico rosso troppo. Riescono comunque a tenere un po', perché Carson è solo con sta medico con la pittiglia, bene. Però sono solo in 3-4, gli DTM forse dovranno un attimo tenere C, vediamo cosa decidono di fare. In questa occasione forse è meglio già tenere C, infatti. Sono però comunque fortunati, bella Kira che si fa il soldier col proprio razzo, col razzo del soldier. Fortunatamente sono senza medico anche gli avversari, quindi hanno un po' di la spia, la vede. Vantaggio. Infatti da, vediamo dalle statistiche, 10 secondi after spawning, queste statistiche messe così tanto per... Ogni tanto, giusto per farti ricordare che c'hai il plugin. Tanto per dire, sì, guarda quanto sono figo e sto leggendo. Difesa in C dei DTM, grosso sopra, molto alla GFM, ma di solito così, la senti a destra che copre le uscite di A, mentre il demo tiene la le due porte di B e il grosso davanti sulla torre che tiene il main. Devono stare sulla tempia a non farsi beccare dal cecchino in questi casi o dalla spia. Ottimo spy check, ottimo lavoro al cecchino, anche perché sì, infatti la loro spia e il loro cecchino sono ultimi, il blu. Sì, non stanno facendo molto bene le classi support cecchino e spia di un avversario. In questo caso arrivano in Uber, la tira respinge la Uber e si parla con la voleggia, ottimo. Uber data, il medico è stato ucciso, devono assolutamente arretrare senza fare danni. Forse magari potevano anche tenere la Uber, ma penso che visto che il medico è morto non ci siano problemi a ricaricarla. Cecchino intanto si fa il dispenser di R.
Seguirà il push di Spencer Down. Sì, infatti, questo push, questo down del dispenser sarà fatale per DTM. Intanto come Uber stanno caricando molto più velocemente il team blu, perché Irda era in vantaggio, diciamo, di Uber di tempo, ma gli altri sono già avanzati, pure il medico si è respawnato più tardi. Sentry è andata giù da con la directive del Soli, adesso potrebbero anche andare a pushare tra poco, perché hanno un vantaggio Uber di una decina di secondi. La stanno costruendo velocissimamente. Sì. Invece Irda rimane un po' staccato, quindi non riesce a curare, a far sopra Uber. Tanto Kit va giù. Sì, la spia finalmente fa una. Buddy vuole fare headshot. Pusha brevissimo. Ma devono andare a pushare adesso, hanno... Ecco, Soldier sta andando. Cappando. Irda si è fatto fare dal demo che gli è spandato addosso. 6.57. È un buon tempo. È un tempo, diciamo, normale, che può essere agevole, Significa tutto e niente. Sì. Sono farcela con molto meno. Che potrebbe essere che cappino subito A e B e come si infognassero su B e non riuscire più a cappare B, e poi quando loro si mettono troppo bene in B è poi impossibile andare a rompere. Speriamo che l'organizzazione sia un filino migliorata. L'ultima volta che ho giocato con loro grave, il PT non erano molto confusi, e quando perdi tempo con il gruppo su sta mappa non finisci più. Sì, basta non morire a grappolo, diciamo. Difesa che è simile a quelli di DTM, il team avversario. Sì, hanno messo il teleporto sotto per ora. 3, 2, 1. Il teleporto non è. Sì. Un attacco invece diverso da parte di DTM, che vanno tutti su A. Meglio compreso. Che esce a rischio, però un po'. Il soldato rosso gioca con il muti la mucche. Mamma, Akira, se non fosse stato per Akira, attenzione, il medico sarebbe morto. Il medico salvato da Akira e il suo spy check. Il soldato rosso, questo assetto eventuale, ha sticcato di sopra, male che lì non si è accorto. Muti la mucche, comunque è trombetta che ridà la salute. Un po' strano. Beh, può essere una buona accoppiata in difesa. Intanto costruisce dietro vicino al punto B da C, il connettore BC. Arrivano in Uber, intanto è contro Uber da Sentry. Non c'è, no, è stato portato indietro, cioè, mentre R riesce a caricare la AI, infatti si riesce a fare il medico. Bella, infatti che riesce a farsi il medico avversario. Calumax riesce anche a farsi il ingegnere e la Sentry che va giù. Ottimo combo, però devono andare ad affermare adesso. Cioè, non è però andato bene anche il team di DTM, perché sono morti pure loro. Non devono fare raggruppare di nuovo gli avversari su B, perché se si raggruppano di nuovo è stato perso il lavoro che si è stato fatto. Avrebbero dovuto rompere il telefono. Sì, almeno potevano spezzarli tra C e B. Scelta di mettere il teleporto basso. Harry che sta costruendo la sentry dietro al punto di B. L'altro ingegnere sta costruendo l'altra parte specularmente. Allo spam e alla spia. Per calma, che sta dando fastidio la combo. Cauto contro Scout, vinto il rosso. Sì,
Io si sono ancora di nuovo raggruppati su... Attenzione a Hilda che c'ha lì il Luberon, però si è preso una pipe proprio passiva. Senti che va giù con la spam di Genius. Attenzione a Hilda che non deve rischiare perché il cecchino è proprio lì davanti. Che è anche pisciato. Uber, hanno aspettato la loro Uber. Switchata benissimo. Il medico scappa via. Non la senti da sopra che può dare fastidio. Il medico si sa. Cecchino ha fatto Linus che stava per far danni al medico. Guarda, guarda la spia dietro, riesce a infilarsi su quel buco e riesce a farsi Irda. Mannaggia. Irda che ha lasciato quel buco e si è infilata proprio la spia da astuzia e praticamente si riesce a fare il medico. Infatti Irda ha detto what the fuck, è proprio quel lasso di tempo che la spia è andata a infilarsi in quel buchetto mentre era un po' più avanzato. Che minuti serve un push deciso e chirurgico? 3 minuti possono bastare, se possono fare 2 Uber. Basta farli bene. Tanto Calumax c'ha l'orologio che si ricarica mentre sta fermo. Sta aspettando che il tuo combo sia a ubercarica. Hanno un vantaggio di circa 20 secondi. Il medico copertissimo. Infatti ci fa il cecchino anche con lo schermo spento. Cecchino avversario è un po' in difficoltà, sì, infatti, 4 punti. Infatti che è al secondo posto. Nonostante grave il pit non sia una mappa il cecchino, no. Ci sono alcuni punti più lì, però fa un po' difficile. Se ne arrivano in Uber. C'è data. Da Sentry Sabato la calma, se uccide l'engi, Sentry Down. E però era in difficoltà con la spia dietro, riesce a difendersi. Devo andare a fare adesso, se giù gamba Sauron, dove vai sul punto Sauron? Ira che non riesce a saltare, comunque ci vorrebbero capire. Cosa, un pain train avrebbe già... No, Sauron è il punto. Vabbè, è stata bella. È il primo round, va a NPM. Primo push precisissimo, perfetto. È stato essenziale tra il cecchino che si è fatto l'altro cecchino, le Uber. Calmax sulla Sentry. Sapo la Sentry. È stato davvero la mossa vincente, probabilmente. Tanto questo switch manuale che a noi non piace. Molto agricolo. C'era Snow che diceva che aspettava, cioè, non so se è qua dentro in canale. No, sta aspettando perché prima ha scritto, però non... questo match ovviamente sarà user joined your channel molto seguito. Intanto si aggiunge un nuovo commentatore chiamato da qua. Siamo solo noi? Posso di sì, perché questo match non è molto seguito, a meno che non ci sia Blade o un altro che è molto fan. Pensavo uno di loro. Ed ecco, ho iniziato il secondo round in attacco questa volta. TM. Speriamo che se dovessero perdere questo round dovrebbero rifare di nuovo questa mappa. Mappa peggiore del pool di RTF2. Diciamo che è molto rognosa ma molto tecnica. Mission begins in 30 seconds. Essere molto decisi e avere un grandissimo culo. Basta un push sbagliato, un'over droppata e il tempo aumenta.
Vediamo se gli avversari decidono di difendere in modo diverso o no. Praticamente sono tutti uguali a prima. Stavolta il soldier rosso cambia assetto, non mette in modo la mucca ma... Direct hit per la sempre. Direct hit, sì, e scarponi e... L'attacco invece non cambia di DTM, vanno di Shua anche il medico. Non so se lo tempo di gli arrivi. Eccola lì la spia, attenzione, eccola! La prima volta gli è andata bene, la seconda no. Spia che era sopra al palchetto sul punto di B, ed è molto rischioso uscire col medico con Uber. Questa volta sono stati puniti DTM e Akira non è riuscito a fermarla in tempo. Vabbè, non possono più cambiare le armi. Non possono più cambiare le armi? No, giù. Crashato. Purtroppo questi sono i crash che ogni tanto, anzi, molto spesso ultimamente stanno prendendo piede su Steam. Che spariscono. Steam che va giù. Abbiamo il demo, dovrebbe aver sticcato da qualche parte perché stava guardando. Ho fatto esplodere ma non è successo nulla. Sì, perché viene ricostruito di nuovo e questo fa perdere, diciamo, circa un minuto. Il cecchino avversario si dà all'arco. Beh, contro Fadi e lì non può dare contro, quindi cercherà di dar fastidio con le frecce alle altre classi. Esatto. Vediamo un po'. Torna il fucile normale adesso. Okay, hanno ricostruito la senti, ci hanno voluto 23 secondi, quindi hanno guadagnato praticamente 23 secondi. Ora possono andare a pushare, però pushino da non da C ma direttamente su B dal conduttore. Forse non è stato lanciato. Arriva lì Uber qua. Uber è contro lui, però Piro è lì. E spinge. Se non riesce a sappare. Fadi viene ucciso dalla crostata del soldier. Arriva giù, il medico è giù. Kira no, Kira poteva respingerlo via, invece ha voluto tentare l'azzardo di uccidere il grosso con l'accetta. Attenzione, medico e il grosso sono uccisi da scout e spia avversari. Aia. Comunque riescono a tenere un po'. Il cecchino torna all'arco. Sì. Se riesce a tirare giù la senti, se riuscisse, cioè se carica meglio quella cazzo di freccia. È un rischio andare a bloccare il tutto così, perché muoiono di nuovo tutti quanti. Così perdono il medico. Esatto, sì. Ti hanno regalato anche il cibo. Hanno regalato proprio tutto quanto, perché... Sì, se la sentivano calla, ma invece no. Non era abbastanza calla, diciamo. Avversari che hanno regalato proprio... abbondantemente quello che avevano droppato, perché erano quello che avevano guadagnato prima con il drop dell'Uber e Giulietta, hanno sprecato in questo push azzardato di difesa, push diciamo, tentare di bloccare il punto. Però vedo che medico ancora down con Karma, che si fa medico. Carson che sta spammando, arrivano anche con in Uber. Ce n'è qua. Momento pessimo per Uber, però. Sì, è rimasto da solo Irda. Da solo cerca di... grosso sul punto. Guarda. Sì, arrivano tutti, arriva anche l'Engis. Poteva anche... 4 minuti, no, sopra. Ottima distrazione di Irda che si è focussate 7-8 classi su Irda non guardando il punto che veniva cappato dal grosso. Il grosso che si è fatto tutto il palchetto, è andato su tranquillamente senza essere visto. 4 minuti su. Io penso comunque. Sì. Tempo. Ti hanno proprio regalato la partita quando hanno cercato a bloccare il capo. Il medico che va insieme alla spia, lo scout. Infatti si vede che ci sono dei merc di là, altrimenti non penso che... Sì, infatti Linus parlava del team con molto timore.
invece probabilmente le assenze hanno tirato uno scherzone agli stranieri. Meglio così, eh. Mission begins. Hanno la possibilità ancora di giocarsi da questa diva. 5, 4, 3, 2. Vediamo un po' come attaccano i. Devono andare aggressivi e devono ovviamente dividersi perché devono cappare in meno di 4 minuti. Infatti stanno cappando A e stanno pushando B. Unico modo, anzi si poteva anche mettere la quick fix che eventualmente dopo la prima Uber arriva il grosso che viene indisturbato sul punto però senza nulla. Con il cecchino riesce a farsi il body la prima volta con la freccia. La freccia chissà quanto starà rosicando in questo momento. Faddi dietro ci riesce a fare sia il cecchino che il soldier. Potenziale dimezzato. Cappano A però lì è ancora lì. Tutti i giocatori di TM sono vivi. Possono permettersi di sbagliare, devono caricare over, pushare e andare a. Allora andiamo a fare un po' di visualizzazione su Faddi, visto che deve tenere il punto. C'è un miss, sta tenendo il tunnel di sinistra, forse non si è accorta che c'è anche il soldier in parte, eccolo lì. Riesce a fare il R22, mi senti, sta andando giù. L'R22, non l'Engi, L'R22 che ormai ha l'Engi scritto sopra in fronte. Uber da 2 o da 1, non so se lo dovrei chiamare. Quindi chiamiamo Uber dal lungo C contro Uber. Linus va proprio in cerca a casa. Medico, medico di cuore. Non si aspettava molto probabilmente questo push avanzato. Il Pyro sul punto. Ci avrà vita breve, spero. Sono per 3. Andiamo sopra. Sta dando un po' di fastidio, ma spolverati. Sì, Linus tira via 2-3 proiettili della sua minigun e li uccide tutti quanti. Kit gli dà una mano col suo spam di sticky. Diciamo che ormai è un GG. Buddy cerca di farsi il medico, no? Miss 1, Miss 2, Miss 3, Miss Italia, Italia. Qua non riesce a farsi il grosso. Il medico. L'ingegnere avversario aveva già costruito su sopra, su C. LOL, so fare, so fare, si fa lunare dalla spia. Per essere telefraccato. Intanto vedo Kalmas che ha spento il gioco, quindi penso che sia già finito. Si è spoilerato la vittoria. Quando sono scarsi. Ma che spia di merda, un gioco di merda buggato come al culo. Porco dio. Abbiamo già un commento del match finale. A 38 secondi. Che dice che è tutto buggato. No, beh, TF2 è buggato dalle basi alla cima. Guarda, questi che non riescono nemmeno a cappare con l'Uber. Io devo andare alla freccia. Ah, con la freccia. Ma all'ultimo abbiamo la freccia, però. Praticamente si sono auto-eliminati tutti quanti. Che cazzo di... Cos'è? Ah, è cosa di poveri sto qua, che cazzo è? 5, 4, 3, 2, 1. Sì. Le ha provate tutte il soldato. Sì, ha provato seduto, piedi, di lato, di fianco. Non è riuscito proprio a far niente. Quindi un bel 6-0 per l'ITM in Div 4. Seconda partita vinta consecutiva, se non sbaglio. Ma che cazzo dici? Prima abbiamo perso molto proprio a capo salta, pezzo. Penso questa è la terza. La terza? Se non sbaglio. Boh, io pensavo fosse la seconda week. Ma mi senti sì. Un'altra l'avete vinta?
No, pensavamo verso porto per schifo, però non merda. Cazzo, stai zitto, non capisci, cazzo. Bene, quindi finiamo qua con la telecronaca, ci sentiamo la prossima volta, sempre se non giocano le 8. Anzi, volevo sapere, oltre a Calumax, se qualcun altro si era lamentato nel team DTM. Ma... Faddi cosa diceva? Ah, che c'è Kine Scars che usa le frecce. Infatti, ma è stato beccato, è stato beccato una volta, però da lontano abbiamo sì, sì, ne, infatti ha detto, quando è scarsa, no. Ma guarda questo con The Sky. Sì, sì, con le frecce, con mongoloide. Bene, allora chiudiamo qua, salutiamo Fobia. Motto. Chiudiamo. Ciao. Ciao Fobia. Ciao raga. Ciao.